tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tredicenne milanese si allontana da casa, ritrovata a Tavuglia dai carabinieri. Ecco le condizioni in cui si trovano i bagni riservati agli operatori del mercato in piazza Andrea Costa. Al via la raccolta delle olive, quest'anno per gli esperti sarà un anno di grande produzione e di alta qualità. Venerdì su Fano TV, in prima serata il seguito degli Sbancati, in studio il regista Secchiaroli che sta lavorando al suo nuovo film. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Sul canale 17 c'è Occhio alla Notizia. Voleva rivivere alcuni momenti trascorsi con il papà guardando il Gran Premio di motociclette, così a un certo punto una ragazzina di 13 anni è partita da Milano e ha raggiunto la città, il paese di Valentino Rossi. Solo che quando ha riacceso il telefono lo hanno subito intercettato i carabinieri che l'hanno raggiunta. Ho fatto una bravata. Questa, in sintesi, la motivazione che la tredicenne, ritrovata a Tavuglia dai carabinieri di Pesaro, avrebbe riferito subito dopo che l'hanno rintracciata e riportata in caserma al sicuro. La minore si era allontanata dall'Interland milanese, dove abita con i genitori, nella mattinata di ieri ed avrebbe preso, secondo la sua ricostruzione, un treno fino a Pesaro e da lì raggiunto in taxi la piazza del paese di Valentino Rossi per inseguire un dolce ricordo in un momento vissuto col padre proprio in occasione di un MotoGP seguito nel maxischermo della piazza. Forse un litigio in famiglia, una delusione personale, chissà qual è la ragione alla base dell'allontanamento, in un momento, quello dell'adolescenza, sempre molto delicato e di fragilità emotiva per i ragazzi. Ma tutto è bene quel che finisce bene. I genitori, ieri, non vedendola rientrare da scuola, hanno lanciato l'allarme denunciando la scomparsa ai carabinieri, dopo aver tentato invano di rintracciarla. Le ricerche sono partite subito cercando di localizzare il cellulare della tredicenne, ma senza alcun esito. Forse la ragazzina, pensando di essere raggiunta, lo aveva lei stessa disattivato. Questa mattina, intorno alle 3, la svolta. Il cellulare della tredicenne viene riattivato e subito localizzato nel territorio di Tavuglia e sul posto si è fiondata una pattuglia del nucleo radiomobile di Pesaro che dopo poco ha ritrovato la ragazzina mentre camminava sola nella centrale via Battisti, infreddolita ma in buona salute, e l'hanno accompagnata in caserma dove ha raccontato la sua bravata. Nella tarda mattinata di oggi sono arrivati a Pesaro i suoi genitori, visibilmente risollevati per il buon esito della vicenda che probabilmente si chiuderà qui, con un semplice scambio di sguardi. Alle volte molte parole non servono, ma solo tanta comprensione. Allora, attenzione alle truffe, passano nelle case a raccogliere soldi per conto dell'Unitalsi, ma in realtà sono dei truffatori. Questa mattina sono stati avvistati in zona Rosciano, a Fano. L'Unitalsi fa sapere però che nessuno dell'associazione è stato autorizzato a raccogliere soldi con il metodo del porta a porta, per cui, trattandosi di una truffa, invita a non donare soldi e avvertire le forze dell'ordine. Le fotografie naturalmente sono, non si riferiscono ai protagonisti, ma sono prese dal web, dalla rete. Bagni per i commercianti di piazza Andrea Costa, versano questi bagni in condizioni davvero pietose. Questa mattina uno di questi operatori ha con il suo telefonino girato alcune immagini e poi ce le ha passate. Noi poi le abbiamo intervistato. Allora, in quei bagni c'è una situazione, insomma, veramente precaria. Di disagio veramente. È dal mese di gennaio o febbraio che sono così e non si riesce più ad andare perché è una cosa inverosimile.
Dall'inizio avevano dato la chiave a tutti gli operatori lì, dopodiché hanno cominciato a lasciare la porta aperta, hanno addirittura divelto quella sbarra di acciaio lì che tendeva a far chiudere la porta. E lì si incontrava di tutto di più, zingari, extracomunitari che chiedono la carità, e tutta sta gente. Tutti entravano, tutti facevano, tutti, capito, con un modo proprio indecoroso, che uno non è che uno se usa il bagno come lo usa a casa, e lascia pulito, tarico. E dopo gli hanno chiusi sti bagni per via di sta gente che entra lì, e insomma, c'è una cosa proprio inguardabile. Insomma, voi cosa chiedete? Che ci sia un po' di pulizia, un po' di... A parte la pulizia, ma almeno che ci sia la possibilità, magari un quando va giù alla mattina, lavora, se uno ha bisogno di gelvai, che ci abbia un bagno un po' decente. Magari io gliel'ho anche chiesto se possono fare anche quei bagni a pagamento, non gettoni. Allora, chiedete che qualcuno si prenda cura di questa cosa. Sì, che abbiamo magari la possibilità di chi lavora lì, abbia la possibilità magari se ha bisogno di andare in bagno, insomma, tante, le necessità ci sono qualche volta, mica sempre, però... Sull'accorpamento della Polizia Autostradale, i 5 Stelle di Fano hanno presentato una mozione in Consiglio Comunale. Un altro tema caldo in questi giorni è il tema della sicurezza. Voi avete dei dati allarmanti per quanto riguarda le strade. Esatto, per quanto riguarda la sezione della Polizia Stradale di Fano, è stata accorpata a fine maggio del 2017 alla Polizia Autostradale, ed è per questo che viene utilizzata praticamente quasi esclusivamente appunto in autostrada, tra virgolette dimenticandosi di essere utilizzata invece nelle vie ordinarie come era originariamente. Facendo proprio un confronto tra i due periodi del 2016-2017, da giugno a settembre 2016 e giugno-settembre 2017, si è accorti che si è passati dai 200 pattugliamenti ai 100 pattugliamenti, quindi la metà praticamente quasi esatta della presenza sul territorio della Polizia Stradale Fanese. Ecco, purtroppo questo noi l'avevamo già previsto da tempo, già appunto dal trasferimento che c'è stato nel 2017, a giugno 2017. Il sindaco purtroppo non ha battuto ciglio, noi gli abbiamo suggerito invece di fare un po' la voce grossa a questo punto. Lui ci aveva rassicurato addirittura in Consiglio Comunale e dopo pochi giorni purtroppo c'è stato l'accorpamento con questi risultati. Ora con la mozione che abbiamo presentato in Consiglio Comunale chiediamo sempre al sindaco che si dia insomma una svegliata, una mossa finalmente, per far sì che nelle sedi opportune, chiaramente attraverso azioni concrete, si possa rispettare almeno l'organigramma del personale che c'è appunto oggi nella sezione autostradale di Fano, in modo che chi è deputato dal punto di vista appunto delle sue mansioni alla vigilanza nelle strade ordinarie possa fare questo nel pieno delle sue facoltà, e che quindi si riequilibri un po' la situazione tra situazione appunto autostradale e quella delle vie ordinarie cittadine fanesi e anche limitrofe. In alternativa chiediamo eventualmente anche un potenziamento delle sezioni stradali della Polizia Stradale limitrofe a quella di Fano, in modo che comunque sia con più personale di nuovo la nostra città possa essere sorvegliata maggiormente per dare quindi più sicurezza ai cittadini fanesi. Monsignor Piero Coccia, arcivescovo metropolita di Pesaro, è stato eletto presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Succede al cardinal Edoardo Menichelli, al quale, riferisce una nota, è stato rinnovato il grazie più sentito per il suo servizio reso. I vescovi, riuniti a Loreto, hanno espresso la loro gratitudine anche a Monsignor Luigi Conti, amministratore apostolico di Fermo, che lascerà il suo compito a Monsignor Rocco Pennacchio, neoeletto arcivescovo di Fermo. Tra gli altri temi affrontati, l'aggiornamento da parte di Monsignor Stefano Russo, vescovo di Fabriano Matelica, sulla situazione post-sisma nelle varie diocesi. Al via la raccolta delle olive. Quest'anno per gli esperti sarà un anno di grande produzione e di alta, altissima qualità.
scattata da una decina di giorni la raccolta delle olive nelle Marche, in un'annata segnata dalla siccità, tanto che si stima un calo della produzione di circa il 30% rispetto alla media storica. A darne notizia è la Coldiretti Regione, secondo cui il raccolto 2017 dovrebbe attestarsi intorno ai 25.000 quintali. Rispetto alle previsioni di un mese fa, le piogge autunnali sembrano aver leggermente migliorato la situazione, osserva l'organizzazione agricola, il raccolto sarà comunque notevolmente ridotto. Nulla di paragonabile però ai livelli del 2016, quando le olive si erano più che dimezzate. Il calo lo si deve principalmente alla siccità che ha colpito le Marche nel periodo giugno-agosto. Nel pesarese però si segna un calo più ridotto, intorno al 15%, mentre la punta di diamante è l'Ascolano e il Fermano, dove si arriva anche a un meno 40%. Ma sì, i quantitativi sono in calo, ad alzarsi sono la qualità e la resa del prodotto finale, come testimoniano i frantoiani del territorio che notte e giorno macinano oltre 250 quintali. Allora, la nuova campagna si presenta molto bene sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo. Difatti quest'anno abbiamo dei prodotti ottimi, il frutto dell'olivo non è rovinato perché non abbiamo presenza di mosca olearia e quindi avremo un olio con un bassissimo tenore di acidità dovuto ai frutti sani, e quindi la raccolta e la qualità è ottima quest'anno. Le Marche vantano anche due DOP nel settore olivicolo, una è la olio di cartoceto DOP, dove anche sapienti produttori hanno saputo ricavare dalla pianta olivo, anche oltre che il buon olio, un liquore addirittura di epoca romana. Si adoperano le foglie, le cortecce e poi aromi naturali, in infusione per circa 4-5 mesi. E ci sono dei periodi da poter prendere il materiale sulle piante e questo è tutto, però è un liquore che ha 2000 anni di storia e noi l'abbiamo riscoperto e ha ottenuto ottimi risultati sia in Italia che all'estero. Sabato 28 ottobre, sabato prossimo, l'Ampi di Fano, su indicazione del direttivo nazionale, organizza un corteo aperto a tutti i partiti e le forze democratiche ed antifasciste del territorio. Il ritrovo alle 10 davanti al monumento Ampi ai giardini Biancheria e Morelli, nella zona della Rocca Malatestiana. Dopo il saluto delle istituzioni ci sarà un intervento del presidente provinciale Gustavo Ferretti. E adesso parliamo di musica, perché due fanesi, due musicisti, un DJ ed un produttore, hanno pubblicato un video che sta avendo un discreto successo su YouTube e non solo, ed è stato girato in alcuni luoghi suggestivi di Fano. Allora, un progetto musicale tutto fanese, come è nato e insomma come sta andando, soprattutto visto che siete usciti col vostro lavoro da pochissimo? Allora, il progetto è nato un anno fa, quando ho chiesto a Davide di unire le forze, io perché sono DJ, lui è un produttore, di unire le forze per fare un qualcosa di a Fano, magari di musica fresca, diciamo molto giovanile, moderna. E una settimana fa è uscito il nostro secondo brano, che sta andando molto bene, abbiamo raggiunto le 3.000 visualizzazioni e dai, possiamo ritenerci soddisfatti per questo punto di vista. Abbiamo ricevuto molti commenti positivi, sia da gente che ovviamente conosciamo, sia anche da persone che non avevamo mai visto prima, e dai, ci riteniamo soddisfatti. Come nasce la scelta musicale? Allora, noi abbiamo deciso di fare come genere la future bass, che è questo genere che è nato da circa 2-3 anni e sta prendendo molto piede adesso nella musica pop. Noi ci ispiriamo a un gruppo che sta andando molto adesso tra i giovani, che si chiamano Chainsmokers, e che abbiamo scelto come faro, diciamo, perché ci assomigliano molto. E
però siccome insomma i videoclip sono importanti, questo qui lo avete concentrato nella vostra Fano, in alcuni luoghi estremamente simbolici. Sì, perché quando volevamo scegliere, diciamo, le location del videoclip, abbiamo subito proposto Fano, perché comunque ha veramente dei bellissimi posti che molte volte vengono un po' ignorati, e quindi ci siamo detti perché non farlo qua a Fano, cercando di proprio mettere rilievo a questa bellissima città e a questi bellissimi posti. Allora, godetevi questo momentaneo successo. Vabbè, grazie mille. Grazie mille. Speriamo che ci possa portare qualcosa di nuovo e magari anche di più grande, ecco. E dalla musica al cinema di casa nostra, con Harry Secchiaroli. Buonasera Harry. Buonasera Marco. Con Harry Secchiaroli parliamo degli Sbancati 2, perché certo, il primo è stato un successone sia al cinema ma anche in televisione. A Fano TV l'hanno visto in tantissimi, e quindi venerdì sera dopo il telegiornale ritorneremo e riprogrammeremo il seguito, ovvero gli Sbancati 2. E allora, prima di entrare nel vivo, poi parleremo anche del nuovo lavoro, del nuovo film, guardiamoci questo trailer. Fase numero 1. Sopralluogo. Oh, cerchi, ma chi per passare inosservati, eh? Ma te, Piero, sei sicuro che da qui è in cerca non c'è nessuno, eh? Sicurissimo, so sicurissimo. Fase numero 2. Incontro con il trafficante d'arte. Allora, come ti diceva, ma non ci basteria la differenza, la cifra originaria, vabbè? E quanto sarà? 23 milioni di dollari. Ma così, matta testa? Fase numero 3. Furto dell'Isippo. Allora, 3, eh? 3, eh? Allora. 1, 2, 3! Fase numero 4. Cinto di galera. Gli Sbancati 2. Presto arriva la fine del mondo. È la colpa di chi lei è? Di chi è? Di chi lei è? La colpa è di Panini. Petì, stia tranquillo, che la statua è in buone mani. E si rilassi. Noi abbiamo a che fare con questi. Addirittura ho saputo di guardia, è finito al pronto soccorso. Ma va tra do. Un edo. Un edo. Che cavolo c'è fer? Ma chi è? Cuccia il tuffo, cuccia il facet, ma chi sono della rock? Dice il tuffo, dice il tuffo, dice il tuffo, dice il tuffo. E beh, non è che ma chi c'è nei fantasmi? Cazzo, un po' scunque, buca non c'è i fantasmi? No, i fantasmi non esistono, gira avanti, vedremo. Ora dai, questa sta macchina per piacere, ma loro, te che figura di merda. Sì, proprio una figura di merda. Allora, l'originale, che figa fate? L'idea, slavria. Gli Sbancati 2, un ritorno esplosivo. Venerdì 27 ottobre, ore 21, un'esclusiva Fano TV. Un ritorno esplosivo, insomma, un film che terrà incollate sicuramente tantissime persone, sì, no? Venerdì sera. E che effetto fa rivedere? Perché è stato girato l'anno scorso, no? È stato girato 2 anni fa. 2 anni fa? Sì, sì. Ah. Ormai l'anno scorso abbiamo girato Stregati della Bruna. Fa un certo effetto, perché è stata un'operazione, gli Sbancati 2, gigante rispetto agli Sbancati 1, che comunque era un film di partenza e aveva meno risorse. Gli Sbancati 2 abbiamo lavorato di più, ma anche tecnicamente, un sacco di location, un sacco di attori, è stato un impegno. C'era anche una grande aspettativa. Qui intanto vediamo il backstage, qui siamo, sì, ad Urbino, credo, sì, davanti, sì, al Palazzo Ducale. Abbiamo, insomma, girato lì. Ecco, rispetto al primo, che cosa offre questo secondo? Rispetto al primo, diciamo che questa è la continuazione della storia dell'altro. Gli Sbancati, che sono finiti in galera nel primo film, escono di galera e vogliono il riscatto. Poi ce la fanno a prendere questo Lisippo alla fine? Lo vedremo. Lo vedremo. Lo vedremo.
È stato bello perché abbiamo ricostruito gli Zippo, abbiamo chiesto un sacco di collaborazioni, Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone, il Carcere, è stata un'operazione molto grossa, però è stato bello. Quindi sei voluto uscire un po' dai confini sì, sì. cittadini e questo film, anche queste belle immagini aeree ho visto. No? Cartoceto. Siamo finiti, Cartoceto, Mondavio, altre due bellissime location che sono all'interno del film. È un film cartolina, diciamo che è molto bello dal punto di vista fotografico, è venuto molto bene. Venerdì sera i nostri telespettatori lo potranno vedere in prima assoluta, ripeto ancora una volta, e lo dico anche di fronte al regista, non ci saranno le repliche, quindi c'è solo una programmazione e quella dovete vedere se volete vedere appunto questo film. Tra l'altro c'è anche un cofanetto, mi pare, che si può regalare per le prossime festività natalizie. Assolutamente, adesso. C'è il cofanetto che si può acquistare sia sul sito nostro che è www.egofilm.com oppure ordinabile nelle edicole e nelle librerie di Fano, questo lo facciamo. Un annetto di pausa, ma già si è al lavoro per questo nuovo film che si intitola? Fate Vobis, un'espressione scherzosa, un latino sgrammaticato che indica, incita a fare come vi pare. Tra l'altro è ispirato, e non è una battuta, è ispirato a fatti realmente accaduti. Sì, non lo svegliamo, no, certo. È un fatto realmente accaduto l'anno scorso. Una notizia che ho visto al telegiornale mi ha ispirato, detto, facciamoci un film. E l'uscita di questo film sarà nelle sale cinematografiche di Fano. Puliteale, una mala testa, Fano, Pasqua 2018. Pasqua 2018, ma so che ci hai portato un regalo in prima assoluta. Allora, vediamo queste immagini di Fate Vobis. Goffredo! Golfardo, Peppe, Golfardo, quello è il nome del formipare. Ta senti, io ieri ma che davanti a casa tua ho visto un UFO. Hai visto l'UFO? Sì. Ha trasportato un gruppo di alieni e inutili una scoperta, ci vogliono colonizzare. Ma è impericolosi? Oh, è impericolosi. Se te senti a bussare alla porta e chiedi chi è, siccome loro conoscono solo quattro lettere, e senti a dire, so me, te prende il furgone e ti fa in casa tua, hai capito? Allora, dammi il furgone che intanto... Stai a ferma qua? No, ma no, hai sentito qua dite? Qua dite? Che c'è UFO e si dice, assomè, e ne aprì la porta, sa? Gina Chiesa, va là anche a te. Italo, il sei come il tuo, le vei Hai sentito? Beh, sarà tutto da capire, assomè. Sì, assomè è un po' un'espressione pesarese. Io sono io. No? Ecco, il filo conduttore di questo film, Fate Vobis, qual è? Beh, è un film che incita a fare come mi pare, essere liberi. Questo è un po' lo spirito del film. C'è molto campanilismo, c'è sempre Fano. Quindi l'eterna lotta. L'eterna roba tra Fano e Pesaro. Questo di chi è meglio tra Fano e Pesaro. Sì, l'abbiamo messo e quindi l'orgoglio fanese viene fuori. La crisi, sono tutti ingredienti che poi fanno la storia molto piacevole. È un film tragicomico, ci sono dei momenti tragici, dei momenti comici, si alterna. Il cast, quest'anno abbiamo dei personaggi nuovi anche, c'è Massimo Gasperini, Irene Guidi, Daniele Borghi, poi c'è Simone Iotallevi e Maria Grazia Mea, Filippo Tranquilli, ci sono una serie di attori già conosciuti negli Sbancati. Poi ci sono anche tutti gli altri in ruoli minori, però sempre. Ma l'avete già girato, però, o sbaglio? Lo stiamo girando. Siamo tuttora sul set, stiamo girando. Penso che si prolungano fino a novembre le riprese e poi post-produzione e varie. E a Pasqua lo vedremo sul grande schermo. Sul grande schermo. Ma l'appuntamento, lo ripeto, è per venerdì sera dopo il telegiornale con gli Sbancati 2 qui su Fano TV. Grazie a Eri Secchiaroli. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti. Il tempo di salutare i nostri telespettatori e di ringraziarli come sempre per l'attenzione. Vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda Box, poi In Cucina con lo Chef. Questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti, a domani.